Allora, coach Dubertini, in una parola potremmo dire una serataccia. Sì, decisamente. Insomma, quali motivi possono essere? I motivi, insomma, andare ad analizzare tecnicamente la partita è un po' complicato perché siamo partiti bene, insomma, col cambio palla, tenendo bene in ricezione, poi dopo è bastato, insomma, un paio di turni di battuta loro per metterci in difficoltà, farsi perdere la tranquillità che, insomma, nelle ultime due partite stavamo comunque esprimendo, e lì ci siamo persi tecnicamente, non siamo più riusciti a mantenere il ritmo della partita. Poi è apparsa evidente difficoltà in ricezione, no? Sì, la ricezione, l'attacco, insomma, il muro, la difesa, ce ne sono state parecchie. Quando ci sono queste partite qua, la cosa più saggia da fare è cancellare, girare la pagina, perché sennò non se ne viene fuori. Le certezze che avevamo da Civitanova e da Piacenza, insomma, si sono un po' sfumate. Forse eravamo un po' carichi di aspettative e di pressione per giocare uno scontro diretto con una diretta concorrente. Questo un po' l'abbiamo pagato e sappiamo che abbiamo delle cose su cui lavorare, insomma, anche l'opposto è un ragazzo che si deve ambientare nel nostro campionato, e mi aspettavo che gli altri, insomma, sostenessero un pochettino di più il gioco. Questo non è accaduto, insomma, bisogna essere ancora fiduciosi, stare tranquilli e continuare a lavorare. Mi ha un po' anticipato, potrebbe sembrare banale, ma ovviamente non si aspettava questo tipo di prestazione della sua squadra. No, no, era una partita così già accaduta con Ravenna, in Coppa Italia, era la prima, insomma, già due partite ce le avevamo messe dentro. È vero che non siamo riusciti ad allenare e fare nulla, quindi, insomma, sicuramente un po' di mancanza di esperienza questa squadra la trova, e la prendiamo come dato, l'analizziamo e ci prepariamo al meglio per la prossima. Inizio terzo set sembrava che potesse girare la partita. Sì, perché comunque qualcosa con la battuta ogni tanto riuscivamo a tirare fuori. Non siamo, secondo me, stati bravi a raccogliere qualcosina anche nelle situazioni di muro difesa con la palla un po' staccata da rete, e lì ancora tecnicamente non riusciamo a risolvere questi problemi. E dopo è venuto un po' a mancare il cambio palla, ecco, e dopo, quando viene a mancare un po' il cambio palla e non riesci a raccogliere sulla fase break delle situazioni, fai fatica, ecco. Ovviamente ha già detto c'è tanto da lavorare, ma posso chiederle l'obiettivo di questa Tonno Callipo quest'anno, anche se siamo soltanto all'inizio? Insomma, i giocatori ci sono, non tutti sono giocatori che nelle scorse stagioni hanno disputato da titolari, quindi sono giocatori che si affacciano primo anno in campo da subito, e quindi il potenziale io penso che la squadra ce l'abbia. Siamo alla terza di campionato, dobbiamo capire se vogliamo essere già subito competitivi, come sta facendo magari Milano, Padova stesso, insomma, oppure se invece diventiamo umili e ci mettiamo lì e ci misuriamo ogni partita per il nostro livello. Io penso che sia una squadra questa che debba puntare ai play-off per i valori che ha, quindi, insomma, non è da questa partita che vogliamo partire, però, insomma, l'abbiamo fatta, la prendiamo, la analizziamo e cerchiamo di non ripeterla. Una cosa voglio fargliela dire sul pubblico, instancabile fino alla fine, no? No, qua i tifosi sono straordinari, infatti sono molto rammaricato, perché è un dispiacere, insomma, giocare così davanti al pubblico di casa, e un po' la tensione, la pressione la paghiamo quando c'è da misurarsi nel testa a testa con delle squadre del proprio livello, e dobbiamo crescere veloci.